so what if I am. Ciao ragazzi, sono Mattex e bentornati qui in questo nuovo video. Questo oggi andiamo a parlare della sessione di calciomercato 2018-2019 per quanto riguarda la Juventus. Valuteremo gli acquisti e le cessioni. Prima di tutto voglio farvi vedere questa fantastica maglietta anche di Cristiano Ronaldo della Juventus della nuova stagione. Vi ringrazio tantissimo la mia ragazza perché me l'ha regalata per un'occasione molto molto importante. Vi lascio il link in descrizione del suo canale. Mi raccomando, passateci e lasciate già un mi piace a questo video per supportarlo al massimo. Prima di parlare effettivamente di cessioni e degli acquisti, io andrei a parlare in generale di calciomercato della Juventus. È stato un calciomercato molto molto particolare, abbiamo visto acquisti pazzeschi, delle cessioni già anche molto importanti, però forse è stata una Juventus che ha fatto davvero davvero molto bene, ma poteva fare qualcosa in più o in meno, diciamo. La cosa che mi ha fatto più male, tra virgolette, sono state le cessioni di Buffon e Marchisio. Marchisio più che altro per come è stato fatto, nel senso che se a metà agosto, ad esempio, comunque verso la fine, tra il 15 e il 16, avessero fatto una cessione, a Marchisio all'Atalanta, ad esempio, invento, aveva già più senso, nel senso che Marchisio comunque non troverebbe spazio in questa Juventus, dati i nuovi acquisti e la grande forma comunque del centrocampo della Juventus in questo momento. Eppure poteva anche starci una squadra italiana per una sua nuova destinazione. Però è stato svincolato così di punto in bianco. Marchisio sì, ha detto che era qualche tempo che se ne parlava, però fatto così a me non è piaciuto un granché. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché ci tengo parecchio a questa questione, perché mi sarebbe piaciuto vedere Marchisio ancora una volta in campo. Sono d'accordo che probabilmente non avrebbe trovato abbastanza spazio e vuole giocare un po' di più, quindi ci può anche stare l'andarsene dalla Juventus, ma così no, secondo me. Però la Juventus ha fatto un gran mercato, io darei come voto 8,5-9, non do il 10 perfetto, 1 appunto per questa questione di Marchisio, 2 per l'acquisto di Bonucci, ma più che altro per le cessioni che hanno portato all'acquisto di Bonucci. Infatti, avendo acquistato Leonardo Bonucci, la Juventus ha dovuto cedere Caldara e Higuain. Caldara in scambio diretto con Bonucci, senza cash di mezzo, uno per l'altro. È stato uno scambio strano, nel senso che Caldara era un giovane della Juventus, ha giocato in prestito all'Atalanta, è voluto tornare per giocare per la Juventus e la Juventus l'ha ceduto. Allora, ho seguito qualche conferenza di Allegri, di Agnelli e compagnia, hanno detto che Caldara non era ancora pronto per giocare in Champions League, per una squadra che vuole vincere la Champions League quest'anno, mentre Bonucci ha già più esperienza, ha già più valore in campo e quindi hanno voluto provare a fare questo scambio. Il Milan c'è stato, il Milan ha avuto anche l'onore, la furbizia probabilmente di acquistare anche Higuain, l'hanno preso in prestito oneroso con diritto di riscatto per il prossimo anno. Vedremo se ovviamente lo riscatteranno. Io da una parte spero che faccia bene, perché ce l'ho al fantacalcio, quindi deve fare assolutamente bene. Fatemi tra l'altro sapere qui sotto nei commenti se vi va un video sul fantacalcio, sulla mia squadra al fantacalcio. E notate che sto guardando in basso perché ho il mio tabellino di acquisti e cessioni della Juventus. Io partirei subito con le cessioni. Abbiamo Asamoah, Lichtsteiner, Buffon, Hovedes e a questo punto Marchisio a parametro zero. Asamoah all'Inter, Lichtsteiner all'Arsenal, Buffon invece al Paris Saint-Germain, Marchisio non si sa ancora, nel senso che solamente è stato svincolato. Hovedes è poi andato al Lokomotiv Mosca, è tornato in patria, tra virgolette, in Germania, e poi è stato ceduto al Lokomotiv Mosca. Abbiamo ceduto anche Cherry al Cagliari, Mandragora all'Udinese, Jakubovic all'Empoli, Audero alla Sampdoria, Higuain appunto al Milan, Caldara al Milan e anche Piazza alla Fiorentina. Piazza torna dal prestito dello Schalke, ha fatto molto bene in Germania, ma probabilmente non così bene da poter essere titolare nella Juventus. Per carità, abbiamo confermato l'acquisto di Douglas Costa, abbiamo Bernardeschi, Cuadrado e molti giocatori sulle fasce, però Piazza era un buon giovane, poteva davvero fare qualcosa alla Juventus. Agnelli e Allegri hanno detto, e anche Marotta ovviamente ha detto, che questo acquisto è stato per poter potenziare la Fiorentina e per cercare di riuscire a prendere Chiesa comunque nei prossimi anni, tra 1-2 anni circa, perché facendo questa cessione la Juventus si è guadagnata la pole position per Chiesa. È una mossa furba perché Chiesa è un gran giocatore, un buon giovane per la Juventus, per la nazionale italiana, quindi può fare molto molto bene. Io penso che comunque Cuadrado della prossima stagione probabilmente verrà ceduto,
Quindi ci servirà assolutamente un nuovo esterno destro e potrebbe essere proprio Chiesa. Per quanto riguarda invece gli acquisti, sono tornati Spinazzola e Caldara dall'Atalanta, poi Caldara ovviamente ceduto al Milan, è arrivato Emre Can a parametro zero dal Liverpool, è arrivato anche Mattia Perini in porta per sostituire Buffon direttamente dal Genoa, Cristiano Ronaldo, il colpo del secolo, il colpo della vita, è arrivato dal Real Madrid per circa 120-130 milioni. Cancelo dal Valencia, Kane è tornato dal prestito dal Verona e Bonucci è stato acquistato dal Milan nell'operazione che ha portato poi Caldara e Higuain appunto nei rossoneri. Abbiamo acquistato Cristiano Ronaldo, probabilmente il colpo del secolo, il miglior calciomercato? Probabilmente sì. Potevamo far di meglio? Probabilmente sì. Perché certe cessioni potevamo anche non farle, potevamo evitare di certe maniere per appunto queste cessioni, però Higuain è un giocatore che potenzialmente 20 gol almeno a stagione te li fa. Andare a cederlo così per 18 milioni, mi sembra circa 16-18 milioni, è un po' poco probabilmente. E Caldara, un giovane potenzialmente molto molto forte, darlo al Milan, non è quasi diretta concorrente perché comunque Milan vaga tra le prime 6 posizioni, andarlo a cedere al Milan è stato un colpo un po' strano che diciamo, a me personalmente non è piaciuto un granché perché sì, sono d'accordo come diciamo prima del fatto che Bonucci è un po' più forte, un po' più preparato in questo momento per la Champions League, però tra 2 o 3 anni comunque Caldara sarà più forte, più fresco di un Leonardo Bonucci che probabilmente sta già, non dico calando, però si sta un po' assestando e quindi piano piano inizierà a calare. L'acquisto di Cristiano Ronaldo assieme a quello di Cancelo fanno della Juventus le fasce veramente più forti d'Europa in questo momento. È davvero molto forte Cristiano Ronaldo, l'ha dimostrato nelle amichevoli, l'ha dimostrato anche nella partita contro il Chievo. Mi raccomando, non ascoltate i detrattori, scusate, quando dicono del tipo ah, Cristiano Ronaldo non ha fatto gol alla prima, quindi è uno scarpore, ha fatto schifo. Non ascoltateli, fidatevi, Ronaldo gioca davvero bene, ha fatto una grandissima partita contro il Chievo. Ha fatto molti controlli, molti passaggi molto molto utili, ha forse sbagliato un cross e basta, e poi il fallo su Sorrentino, ma abbastanza involontario. Quindi Cristiano Ronaldo può essere davvero l'uomo rivelazione per la Juventus, può portare davvero la Champions League alla Juventus? Questo non lo so, non lo so dire, perché comunque non mi voglio sbilanciare troppo. Io spero ovviamente da tifoso della Juventus che la Juventus riesca a fare il triplete quest'anno, portandosi a casa campionato, Coppa Italia e la Champions League che stiamo sognando da un sacco di tempo. Vedremo cosa succederà perché Ronaldo ha questo peso sulle spalle del portare la Juventus a vincere la Champions League. Non basta solo più il campionato e la Coppa Italia, abbiamo bisogno della Coppa dalle grandi orecchie. Per chi invece si lamenta del costo di Cristiano Ronaldo, io vorrei evidenziare il fatto che nel giro di un mese si sono riguadagnati tutto quello che avevano speso già solo in merchandising, tra magliette, tra eventi, sponsor e compagnia cantante, sono riguadagnati tutto. Tutto quello che avevano speso, circa 130 milioni per il Real, 30 milioni a stagione per Cristiano Ronaldo. Quei 30 milioni che dovranno dare quest'anno a Ronaldo sono già stati guadagnati tramite la vendita delle magliette, mentre per il prezzo comunque con gli sponsor e ovviamente la collaborazione con Fiat, con DAZN, perché in questo momento comunque è stato annunciato Cristiano Ronaldo come sponsor ufficiale, come membro ufficiale di DAZN. Quindi sono comunque grandi, grandi entrate. Cristiano Ronaldo è stato un investimento, non è stato solamente un acquisto, ma è stato un investimento perché ha portato molta, molta, molta fama alla Juventus anche con i suoi follower, perché Cristiano Ronaldo è molto popolare su Instagram e sui social, quindi ha fatto davvero scalpore questo acquisto. Si poteva anche provare a prendere Marcelo, l'unico acquisto che veramente mi manca, perché Marcelo è uno dei miei giocatori preferiti, non nascondiamolo. È veramente molto forte e con Cristiano Ronaldo poteva fare una grandissima fascia a sinistra. Non è stato acquistato semplicemente per il fatto che Alexandro non è stato venduto. Quindi per andare a svendere più che altro Alexandro al Paris Saint-Germain hanno preferito tenerlo e magari a gennaio poterlo cedere. Cercano di vincere lo scontro con il Paris Saint-Germain cercando di guadagnare ovviamente di più. Marcelo potrebbe tranquillamente arrivare in caso di cessione del brasiliano. Vedremo cosa farà la Juventus a gennaio. Si parla anche di Paul Pogba, del ritorno di Paul Pogba, perché sta avendo anche dei litigi, delle discussioni con Mourinho e con il Manchester United, soprattutto anche con il suo procuratore. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Mi raccomando, mettete la campanellina a questo canale così vi terrò assolutamente aggiornati negli acquisti e nelle cessioni future della Juventus. Mi raccomando, seguite la carriera dell'allenatore che sto guardando in questo momento.
Io vi lascio ancora sotto in descrizione il mio link per andare a seguirmi su Instagram e mi ricordo il link per andare a seguire su YouTube la mia ragazza che mi ha regalato questa fantastica maglietta. La ringrazio ancora, la saluto e vi saluto tutti e vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto e condividerlo sui gruppi della Juventus, su Facebook, dove volete per far spargere la voce, per vedere a tutti cosa ne penso io, come la penso io e più o meno tutti gli acquisti e le cessioni della Juventus di questa stagione. Grazie ancora per avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Ciao ragazzi!